Bene, Salvatore Scibona, nato nel 1975, Golden Boy della letteratura americana. Della letteratura americana o per il momento soltanto di quella italo-americana? No, americano, forse l'americana, secondo me la letteratura, la bellezza, il potere della letteratura americana è che include assolutamente ogni cultura che arriva nell'America, è proprio così, non devi scegliere tra i tuoi origini e il tuo presente. Io sono nato nell'Ohio. E con un nome come Salvatore Scibona si può ovviamente avere qualche domanda. Allora, se tu sei italiano o americano, però sono proprio americano. Certo, quarta generazione. Quarta, i miei bisnonni sono tutti nati in Europa, però senza una. E tutti erano morti lì, tutti i miei nonni sono nati nell'Ohio e morti in Ohio, tutta la famiglia resta lì fino adesso. Allora, Scibona è l'autore di uno straordinario romanzo che si intitola The End, la fine. E che a dispetto del titolo è un libro che non finisce mai, no? In qualche modo. Si può dire che in qualche modo questa sia la condizione più generale dell'uomo e in qualche modo anche dell'America, questa specie di grande romanzo tendenzialmente infinito e comunque mai completato. Sì, secondo me anche se i nostri valori americani sono molto alti, in un senso sono ideali, nonostante il fatto che non abbiamo risultati, giusto? We haven't Non abbiamo reached, raggiunto. non abbiamo raggiunto a trovare questi valori completi in qualsiasi momento. Avevamo continuato a mantenere quei valori e in questo senso la fine per me è un senso di ha tanti sensi, però uno è un'idea di avere un obiettivo nel futuro, un momento pieno di luce in cui tu immagini che qualcosa, che tutti i tuoi parti diventano unificati e non successe mai. Però secondo me una delle cose più belle dell'esperienza americana è di continuare a cercare quel momento e non di lasciare i disillusi farsi cinico, se mi segui. Certo. Questo libro l'ha impegnata molto a lungo, è quasi una leggenda, questi 10 anni di lavoro per riuscire a sgravarsi di questo primo magnifico bambino. Questo Grazie. depone bene perché significa che lei ha fatto le cose molto seriamente, l'ha scritto molte volte, questo libro l'ha riscritto, ha cercato una voce sua autentica. La domanda che viene immediata e ci vorranno altri 10 anni per il No, prossimo. spero di no, spero di no. Non avevo nessuna intenzione di lasciare tutto questo sacco di tempo, solo volevo scrivere qualcosa buona. E quando ho iniziato, non sapevo come si scrive un romanzo, e purtroppo l'unica maniera di imparare come si scrive un romanzo è di scrivere un romanzo cattivo e poi di scrivere un altro là sopra. E poi per me, io ho fatto così, ho scritto una cosa bruttissima e poi ho fatto qualcosa lassù e poi ho fatto qualcosa lassù e poi ho spostato tutte queste cose prime e ho lasciato una cosa abbastanza informato dal lavoro all'inizio, però senza impegnare il lettore di leggere 1050 pagine delle prove di un Certo, giovane. certo.
Ecco, per scrivere questo libro lei è venuto anche in Italia, è tornato in Sicilia. È vero. Tornato non posso dire. Mio nonno, mio padre non è stato mai in Italia. Lei è il primo degli Scibona dell'Ohio? Uno delle prime. Avevamo qualche cugino, infatti. Però, no, mio nonno, infatti, è nato nell'Ohio. Come il resto dei miei nonni, è stato nato nell'Ohio e proprio la madrelingua è stata Macarisi, cioè il dialetto di Mirabella in Bacari. Non parlava nessuna parola di inglese fino all'età di 6 anni, però non è stato in Europa mai nella vita. Cioè è una cosa per me assolutamente magnifica, cioè solo esteticamente la curiosità di essere così attaccato a una lingua e di avere nessuna relazione con il posto dove esce. La lingua sospesa. Esatto, sospesa, brava. Benissimo.